carne, pesce e dolci, sempre di meno sulle tavole delle famiglie torinesi che hanno limitato o addirittura eliminato questi prodotti dal carrello del supermercato per far fronte a inflazione e caro bollette. Il risultato è che per la prima volta da 10 anni nel 2022 è calata la spesa alimentare, meno 2,6% rispetto al 2021, il dato più significativo dell'ultimo osservatorio della Camera di Commercio di Torino su un campione di 240 famiglie tra capoluogo e prima cintura, monitorate per tutto lo scorso anno. In realtà la spesa media mensile per nucleo è leggermente aumentata, ma a trainare questo aumento sono le utenze domestiche, più 30%, i trasporti con il caro carburanti, più 5,4%, e anche le visite mediche rimandate durante il Covid, più 12%. Le famiglie lamentano una diminuzione del loro potere d'acquisto, però sono molto resilienti nell'andare a ricercare fonti diverse di allocazione del loro risparmio e della loro spesa. Risparmio che si concentra, oltre al cibo, sui beni più rinunciabili. In calo gli acquisti di vestiti e scarpe, meno 16%, le spese per internet o cellulari nuovi, meno 12%, gli articoli per la casa, meno 10%, ma anche le cene fuori e le uscite culturali. Il caro energia, d'altronde, secondo l'indagine, ha cambiato le abitudini di spesa di 9 famiglie su 10, ma ha modificato anche comportamenti e stili di vita. Aumenta chi sceglie di spostarsi a piedi o in bici e crescono gli acquisti online. Li fa regolarmente una famiglia su due, mentre nel 2021 era un terzo.